Ciao a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro creatore Giallo Rosso 94. Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Talking About, in cui parleremo delle possibili contromisure che la Roma può adottare per rimediare al bruttissimo infortunio che purtroppo il nostro Sandrino Florenzi ha subito nella partita contro il Sassuolo, un infortunio che in questo momento non ci voleva, soprattutto perché praticamente 5 minuti prima era tornato un nostro giocatore molto forte da un infortunio che aveva più o meno la stessa entità. Ma comunque con Florenzi perdiamo un giocatore molto molto duttile per tanto tempo, ed è proprio per questo motivo che non si capisce quale reparto sia stato danneggiato da questo infortunio, perché può essere il centrocampo, può essere l'attacco, può essere la difesa, perché finora ha giocato sempre terzino destro. Comunque in ogni caso abbiamo perso per tanto tempo un grandissimo giocatore che faceva dell'impegno e del sacrificio le sue armi principali, e non sarà sicuramente facile sostituirlo. E allora per questo motivo ho deciso di formularvi, se così si può dire, 5 possibili soluzioni per rimediare a questo infortunio. Mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensate, quali sono le cose che vorreste fare voi per rimediare a questo infortunio e per sistemare, diciamo, la rosa nell'attesa che il giocatore rientri a pieno regime. Quindi direi che possiamo partire subito con la prima opzione per sostituire Sandrino Florenzi. Opzione 1. Riprendere Maicon svincolato per tenerlo come riserva di Bruno Perez. Questo è un argomento che avevo già trattato in un video precedente, la possibilità di riprendere Maicon in rosa, dato che si sta già allenando da qualche mese a Trigoria, per fargli giocare qualche partita fino alla fine di questa stagione. E diciamo che in questo momento, visto questo brutto infortunio, questa possibilità secondo me è ancora più forte, perché comunque a noi ci serve un terzino che ci faccia comunque qualche partita, dato che Bruno Perez non penso potrà giocare tutte le partite fino alla fine della stagione. E quindi questa è una possibilità da non sottovalutare. Il reintegro di Maicon in rosa con uno stipendio minimo e con dei bonus legati alle presenze che farà con la Roma, per esempio prende 100.000 euro all'anno e gli si dà 50.000 euro per ogni presenza che farà in campo, così almeno più partite gioca e più soldi prende, in parole povere. Questa potrebbe essere un'idea, anche perché dare un contratto a gettone è una cosa impossibile. Tu non puoi fare un contratto dicendo tu prendi ogni partita, prendi un tot di soldi. Non si può fare così, e quindi comunque l'idea che vi ho proposto io adesso, se la Roma volesse prendere Maicon, non sarebbe malaccio, diciamo. Opzione 2. Prendere Caceres al posto di Maicon, contando sulla sua duttilità. Questa è un'idea che sicuramente mi stuzzica di più, perché comunque Caceres ha dimostrato con la Juve di essere un ottimo giocatore. È vero che nell'ultimo periodo con la Juve non aveva giocato molto, ma bisogna considerare innanzitutto un grande infortunio e ancora di più il fatto che giocasse con una difesa già rodata e che difficilmente fa giocare delle riserve, perché comunque Bonucci, Barzagli e Chiellini è una difesa già rodata. In conto è magari inserirci Benatia e in conto è Caceres, che per quanto Caceres lo considera un buon giocatore non è ai livelli del difensore marocchino. E quindi sotto questo punto di vista io sarei contento se la Roma decidesse di prenderlo, sia perché avremmo un ulteriore centrale da mettere in difesa, e sia perché soprattutto è un giocatore che ti sa fare anche la fascia destra con ottimi risultati, perlomeno con buoni risultati. E quindi secondo me anche questa possibilità non sarebbe male per la Roma, perché avresti un giocatore duttile, non pagheresti niente se non lo stipendio ovviamente, e sicuramente sarebbe un innesto importante per una difesa purtroppo finora troppo fastidiata dagli infortuni. Opzione 3. Rimanere con gli attuali giocatori spostando Palmieri a destra quando serve. Questa diciamo che è una possibilità che la considero ancora troppo presto per definirla buona, diciamo, perché abbiamo visto contro il Palermo che Palmieri a destra se l'è abbastanza cavata, però già subito dire che lui è un giocatore pronto per giocare a destra molto spesso e con ottimi risultati, secondo me è presto per dire certe cose, bisogna ancora valutarlo. È vero che con Palermo e Sassuolo ha giocato abbastanza bene, però comunque decidere di affidargli la fascia destra e la fascia sinistra secondo me è una cosa un po' troppo eccessiva. Quindi se mai dovessero fare una scelta del genere non sarei particolarmente soddisfatto, non perché non spero che Palmieri faccia bene, ci mancherebbe altro, ma perché è una cosa un po' troppo avventata per un giocatore che vedrebbe troppe responsabilità su di sé, visti i limiti tecnici che comunque ancora rimangono.
In ultimo, prima di passare all'opzione successiva, volevo dirvi che mi sono dimenticato di dire della possibilità di spostare Rudiger come terzino destro, e a tal proposito volevo dirvi che anche questa non è un'opzione da sottovalutare, perché comunque il giocatore ha dimostrato di saper giocare bene anche sulla fascia, anche se ovviamente le sue caratteristiche fisiche sono prettamente come difensore centrale, ma in caso di emergenza può essere spostato anche lui sulla fascia destra. Vi invito comunque a farmi sapere nei commenti, anche se non l'ho detto in versione video, cosa ne pensate di questa possibilità. Opzione 4. Cambiare modulo inserendo la difesa a 3 e il centrocampo a 5. Ecco, questa qua è un'altra idea che mi stuzzica parecchio, un'idea che mi stuzzica anche se è da una parte rischiosa, perché stiamo vedendo che la Roma sta trovando una quadratura di gioco ben precisa con un 4-2-3-1, praticamente il modulo che Spalletti usava gli ultimi anni che era rimasto a Roma. Infatti stiamo giocando con De Rossi Strootman o De Rossi Paredes mediani, Nainggolan che sta giocando spesso come trequartista, con gli esterni vicino e il centravanti solo che prende palla e la fornisce ai compagni e segna tanti gol. Questa, diciamo, è l'impostazione tattica di Spalletti. E quindi diciamo che questa sarebbe una mossa un po' avventata, anche se comunque, considerando i problemi che abbiamo in questo momento sulle fasce, non sarebbe da sottovalutare come ipotesi. Per me è un'ipotesi che si può comunque nominare, anche se non ne sarei particolarmente felice. Secondo me è meglio magari rimanere nella stessa impostazione e magari gli esperimenti farli in partite non troppo complicate, diciamo. Anche se comunque per una squadra è importante avere tante possibilità di gioco per vincere contro avversari che o si chiudono o partono in contropiede, eccetera eccetera. Comunque la Roma deve essere brava a sapersi organizzare prima di ogni partita, cioè non deve essere un'organizzazione fissa, ma deve sapersi mobilitare, diciamo, a seconda del proprio avversario. Opzione 5. Acquistare un terzino destro di ruolo che rimanga in panchina senza storie. Ecco, questa diciamo che è un'ipotesi che mi piace, però il problema è soltanto uno: prendere un giocatore ufficialmente definitivo che ti faccia comunque la panchina, perché Bruno Perez merita di giocare titolare. È difficile, soprattutto a gennaio. A gennaio non si comprano i giocatori per farli giocare sempre, ma si comprano giocatori, diciamo, per puntellare la rosa. E in questo momento di terzini destri che ti assicurano un ottimo rendimento senza che tu ci devi spendere parecchi milioni, non li trovi purtroppo. Avevamo avuto delle possibilità con Zabaleta, però alla fine lui ha deciso di rimanere col City e quindi non se ne è fatto nulla. In questo momento comunque non sottovaluterei questa ipotesi, che possa essere Zabaleta, comunque un altro terzino che si accontenti di fare panchina, perché questo bisogna sottolinearlo, perché comunque non deve essere uno che appena arriva, ah, voglio giocare titolare, se no gioco male me ne vado. Cioè deve essere comunque uno che si accontenta di giocare non tutte le partite che gli rimangono della stagione, ovviamente. Quindi queste erano le possibili soluzioni per, diciamo, rimediare a questo brutto infortunio che purtroppo il nostro Sandrino ha subito. Gli faccio ancora una volta gli auguri di pronta guarigione. Speriamo ovviamente possa tornare il più in fretta possibile e ancora più forte di prima. Dai Sandrino, tutti quanti noi tifosi della Roma siamo con te, e per fortuna anche la maggior parte dei tifosi sportivi che ho visto qua su internet, anche se non mancano le eccezioni di quelle persone imbecilli che stanno esultando per questo infortunio. Ci vediamo domani per i 10 precedenti su Empoli Roma e dopodomani ovviamente per la recensione su questa partita. Un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!